Sono stato l'ultimo che ha visto fumare la fornace, perché nel 72 l'ha comprata Giannini Giuseppe, che era un italiano emigrato in Venezuela, che aveva fatto, diciamo, fortuna, come aveva fatto Ofelio Torri a Montecastello. Ritornati in Italia, hanno messo su delle imprese, Ofelio Torri la Scott a Montecastello, e sto Giannini ha comprato la fornace nel 72 e mi ha chiamato me come impiegato, diciamo. Quindi dopo 2 anni purtroppo la fornace ha cessato l'attività, quindi io sono l'ultimo che l'ha vista fumare la ciminiera. Adesso, se andate a vedere, è crollata purtroppo, ma è una fornace centenaria. Credo che la ciminiera sia stata fatta nel 1910 o 810, fornace San Damiano. Tutte le famiglie di San Damiano hanno un ricordo, perché a Mercato, diciamo, ci abitavano i commercianti e via, ma San Damiano era il borgo degli operai, che tutti hanno lavorato alla fornace, quindi hanno dei legami bellissimi con la fornace di San Damiano, come l'avevano con la raffineria dello Zolfo, che era laggiù dove adesso c'è il carrozziere. Le uniche 2 attività industriali del Novecento erano la raffineria dello Zolfo, che mio padre è stato l'ultimo anche lì, che ha chiuso nel 60, e la fornace di San Damiano. Fra tutte e due ci lavoravano 70-80 operai, quindi 80-90 famiglie mangiavano con queste 2 attività, voleva dire 400-500 persone, perché allora le famiglie erano formate da 5-6. Cosa facevano nella fornace? Oh, i mattoni. Quelli lì, vedete? Questa è una delle palazzine. Il primo proprietario della fornace era un signor Bartolini, che ha fatto questa villa qui. E quella lassù che ci siete passati davanti, dove abita il dottor Tesei. Ecco, questi erano mattoni cosiddetti a faccia vista, perché vedete, non sono intonacati. Quindi c'era una cura speciale. I suoi eredi recenti sono questi, ma vedete, già sembrano fatti con le macchine. Quelle là erano fatti a mano. Cosa succedeva? In uno stampino si metteva il fango lavorato, l'argilla, e poi dopo un operaio gli dava una strisciata con una mano, aveva uno stampino e lo metteva lì a asciugare, e dopo un mesetto, asciugati all'ombra, venivano cotti. Cosa succedeva nella fornace? Prima cosa, la terra veniva estratta lì in loco. Se ci andate dopo, lì di dietro, dai primi del secolo, da quando è stata fondata, la terra veniva tolta lì proprio nel posto. Fra l'altro, sono state trovate anche delle ossa del neolitico, di animali preistorici, lì nella prima cava. La terra veniva scelta e poi dopo veniva lavorata. Quando c'ero io c'erano già le macchine, veniva passata in delle macchine, come fare gli spaghetti, come fare la piadina. Veniva compattata e poi dopo passava in dei rulli che usciva sottile sottile come una piadina. E poi dopo andava in una macchina, pressata di nuovo, e si facevano i mattoni o i blocchi, perché non c'erano solo i mattoni, il blocco era 4 volte un mattone. I mattoni in origine erano tutti pieni, negli anni che c'ero io avevano dei bucanetti dentro, che logicamente uno sopra l'altro, dopo in sti buchi ci andava il cemento, quindi la struttura veniva più solida. Con questi mattoni cosa si facevano? Le case, logicamente. Case per le persone, case per gli animali, anche in campagna. Infatti qui da noi il sasso c'è poco, anche in campagna, perché ci sono sempre state le fornaci qui, fin dall'epoca romana. Io un po' di terra qui a Montecastello ho trovato dei resti di tombe del 400 fatte di tegole. Attuali sono meno resistenti, perché la struttura stessa, facendo la mano, veniva compattato meglio che le macchine. I mattoni originari fatti a mano, tutti gli anni ci passava il fuoco per 3-4 mesi, sono ancora lì. Piccole manutenzioni, ma ha resistito fino agli anni 70, quindi la bellezza di 50 anni. Dopo la guerra ci facevano anche non solo i mattoni, ma anche le coperture, tegole e coppi. Cosa succedeva? Le tegole facevano le donne. Nella fornace ci lavoravano anche una 20 di donne più, mi hanno detto. Quando c'ero io venivano fatti anche, qui c'era un falegname, Corrado Scarpillini, che era un artista, ci faceva le strutture in legno per fare dei mattoni speciali che andavano in delle ville, nelle scuderie dei cavalli. Facevano una mezzaluna con 2 mezzalune, facevano una colonna rotonda, hai presente? Negli ultimi anni si bruciava la nafta nera, ma a tempo di guerra mi hanno detto che bruciavano anche la legna, perché non si trovava il carbone da sopra, mettevano giù, che c'erano dei buchi, la legna, perché la terra si cuoce a circa 800-900 gradi. Che
Se passi i 1000 gradi la terra fonde come il ferro, diventano neri i mattoni e si attaccano uno all'altro. Questi mattoni qui a faccia vista, che sono bellissimi, di un rosso particolare, si lievano la terra, perché c'è la terra che fa, diciamo, verso il giallo e la terra che produce più rosso. Adesso ci mettono i coloranti, quindi allora è una cosa naturale. Il lavoro era leggero o pesante? Il lavoro, diciamo, era abbastanza pesante, perché un mattone che da cotto pesa sui 3 kg circa, pensa a te quanto pesava da crudo, che era da cuocere ancora, ci voleva un mese di essiccazione sotto dei capanni all'ombra, era protetto da delle strutture di canna e per un mese stava lì sotto ad asciugarsi naturalmente, solo con la stagione. Quindi chi lavorava nella terra cominciava, diciamo, verso marzo, era stagionale la fornace, e dopo un mese iniziavano quelli che dovevano cuocere, quindi c'erano due squadre diverse di operai. Negli anni 70 ne servivano circa una ventina, perché dopo hanno iniziato l'era dei carrelli, con i muletti si andava a prendere, e invece prima sfornavano a mano, un mattone che ancora era caldo, i guanti non esistevano, li levavano da delle porticine, i forni sono lunghi 42 metri. Ma dopo che la fornace chiuse, le famiglie andarono via, quelle o restarono e trovarono un altro lavoro? Così, perché negli anni 70 c'era il boom, adesso c'è un po' di crisi, ma allora era quasi fatica trovare gli operai e molti erano contadini, quindi cessata la fornace, sono rimasti senza lavoro, non so, su una ventina, 4-5 persone che sono andate nell'edilizia, poi la fornace ha continuato l'attività facendo travi, non è, ha cessato la produzione dei mattoni, ma il signor Giannini, che era il proprietario, aveva comprato delle strutture per fare le travi, i tetti, i solai, è continuata per ancora 10-15 anni. Le due fabbriche qui, Zolfo e la fornace, avevano la sirena, quindi era una cosa, alle 8 suonava, alle 2 suonava, le sirene sono finite al mercato, quindi il mercato era un paese, diciamo, industriale agli inizi del secolo, che adesso non lo è più. Alla paga dell'operaio negli anni 70 io prendevo meno degli operai. I fochisti arrivavano a 200.000 lire quando ha chiuso la fornace, 73-74, io ne prendevo di meno. L'operaio, non so, poteva prendere 500 lire all'ora, forse. Questo signor Bartolini, da cose storiche, nella Vallata del Savio a fine 800 volevano fare la ferrovia. Io ho visto il grafico, doveva arrivare fino a Sarsina. E è ritornato in auge questo progetto negli anni 20, perché sto Bartolini, che penso abbia fallito, almeno mio babbo diceva così, fallì con la fornace, perché faceva tanto materiale che non riusciva a smerciarlo. Qui localmente camion erano quelli che erano, dopo la guerra del 18 i trasporti, lui pretendeva che facessero la ferrovia perché non riusciva a smerciare tutto il materiale della fornace, che voleva dire 4 milioni di pezzi all'anno, perché in un giorno si facevano 40.000 mattoni. Chiedetele le cose ai vostri nonni, perché dicono che dopo due generazioni non si ricorda più niente nessuno. Come trascorreva il tempo? Alla tua età? Sì. Giocavo. A cosa? Giocavo, andavo nel fiume a pescare, era bello pescare, e tutti i giochi che si facevano per la strada, chi poteva nella piazza, la bicicletta. Io abitavo qui, quindi ero fra San Damiano e Mercato. A Mercato ci andavo volentieri, a San Damiano un po' meno perché, diciamo, non mi riconoscevano, c'era un po' di rivalità fra San Damiano e Mercato, capito? Quando si giocava a pallone fra San Damiano e Mercato si facevano le botte sistematicamente. Noi andavamo lì nel monumento che era il confine con le spade di legno e gli scudi di legno e ci divertivamo, non succedeva che ci facessimo male con le fionde, le cerbottane. Sulle ragazze? Vuoi sapere cosa succedeva? Sì. Le ragazze erano come adesso, dai. Forse meno carine, che adesso sono tutte belle, perché adesso si vestono meglio. C'è più buona. Sì. Ma cioè, lei faceva strage? Strage? Strage del tutto, no, però ero richiesto, dai. Te vuoi fare strage? No. No, 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 no.